siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Eccoci qui all'interno dell'Area Stile, in diretta da Sanremo con gli Stadio. Gaetano e Roberto, benvenuti. Ciao a tutti. Ciao. Come va? Tutto molto bene? Molto bene. Voi come va? Quinto Sanremo, eh? Quinto Sanremo, per me è il nono. Perché ce ne ho altri quattro, fatti due come autore e due come ospite. Allora come lo stai vivendo? Come lo stiamo vivendo? Ma tranquilli, siamo rilassati. Infatti si vede. Tranquilli, siamo talmente rilassati che fa un po' di... Che stasera probabilmente ci addormentiamo sul palco. No, non potete. Allora, una canzone bellissima che sta avendo delle critiche belle, importanti, questo messaggio di questo padre nei confronti della figlia, una canzone molto emozionante. Ma sai, noi siamo abituati a raccontare storie d'amore molto particolari. Fondamentalmente si parte da un amore finito, che è quello che sta vivendo questa ragazza, che ha noi un tuo collega, Renato Tortarolo, mi ha fatto immaginare, perché voi giornalisti siete particolari, riuscite a leggere delle cose che noi che abbiamo scritto la canzone non riusciamo neanche a leggere. Lui mi ha detto: immaginati che adesso quell'uomo che ha lasciato quella ragazza è uno che alla vigilia di un matrimonio dove lei aveva investito tutta la sua vita viene lasciata da questo, e allora lì interviene il padre, perché il padre non può vedere soffrire una figlia così. Lei è disperata, questa donna, perché è una donna, non è più una ragazzina. Vede crollarsi addosso la vita e lui va nel cassetto dei ricordi di tutte le cose che ha dovuto fare per lei, per raccontargli la sofferenza, a raccontargli tutte le cose, le privazioni che lui ha dovuto, tutte le rinunce che lui ha dovuto portare avanti nella sua vita per la sua felicità. E gli dice una cosa meravigliosa, gli dice che l'amore va vissuto comunque, anche se poi va a finire così, perché con questa sorta di concetto che c'è poi in tutto l'album, che è questo concetto della nostalgia, lui gli fa capire: sì, è giusto guardarsi indietro, ma guardarsi indietro per poi proiettarsi in avanti, perché è solo così che si può vivere. Perché se si guarda indietro con malinconia, allora sei rovinato, perché la malinconia ti frega, ti fa diventare ancora più triste di quello che stai vivendo. E invece con questa sorta di sguardo nostalgico a quel tempo che lui ha vissuto e che la figlia non conosceva, lui riesce a mettersi sullo stesso livello di questa ragazza che soffre e a stabilire questo contatto, tanto per fare una citazione di un'altra nostra canzone, e farla diventare un momento magico nel quale loro si abbracciano, e chissà se lei ha capito, però intanto la situazione si è sbloccata. Ecco, lo citavi, l'album che insomma è imminente, sta per uscire, Miss Nostalgia, potete poi anticipare qualcosa? Ma è un album ricco di canzoni, tante canzoni, dove gli Stadio hanno fatto tutto, perché stavolta veramente abbiamo fatto di tutto. Poi abbiamo anche unito, c'è stata una sinergia differente, c'è un'energia che sicuramente si sentirà nel disco. Siamo stati molto coesi anche in studio, come non ci capitava da dischi del passato. Sì, è un album dove noi siamo veramente gli Stadio, quelli che poi la gente vede sul palco. Non ci siamo fatti fregare un po' dallo studio, dalla logica della sala d'incisione, che molte volte ti un po' ti ammorbidisce. Qui siamo veramente nudi e crudi, quello che siamo noi quando saliamo sul palco, che normalmente la gente è il momento in cui ci dice: ah, ecco, questi siete voi. Perché abbiamo avuto anche molte critiche, diciamo, in alcuni dischi di non essere uguali, cioè il disco non corrispondeva a quello che poi è il live. Spesso infatti i fans che vengono a vedersi dal vivo dicono: ma non sembra, sembrato un gruppo quasi differente. E invece questa volta sì è perfettamente coerente, anzi ci siamo anche lì andati a cercare delle situazioni molto, molto particolari. Allora, io vi vedo belli comodi, però siamo arrivati al momento dei saluti. Potete restare con noi quanto volete, però salutate gli amici di Radio Bruno. Beh, gli amici di Radio Bruno sono sempre nel nostro cuore, perché io dalla mattina alla sera, quando salgo in macchina, io ascolto la radio. Io non ascolto altro che la radio in macchina. Non sono capace di mettere sui CD. I CD li ascolto a casa. Non ho MP3. Ascolto la radio, quindi Radio Bruno è una delle mie radio preferite, che voi lo sapete, perché insomma Gianni sa qual è il mio rapporto con questa radio.
e quindi saluto tutti gli amici che tanto li vedo, guarda, mi sembra di vederli. Sono tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.